non ce n'era bisogno, lo si sapeva prima, era evidente, era un dato pressoché oggettivo e inconfutabile. L'Unione Europea era fondamentale prima, intendo prima dell'emergenza sanitaria del coronavirus, per lo sviluppo non soltanto dell'intero continente, quindi per l'insieme dei paesi che ne fanno parte, ma anche per i singoli membri, quelli più deboli come l'Italia, ma anche quelli più forti come la Germania. Ma se prima poteva esserci qualche dubbio, dopo o durante questa crisi di pandemia da coronavirus, beh, il risultato è ancora più evidente. Paesi deboli come Italia, Grecia, Spagna, Portogallo, più o meno colpiti dal coronavirus, cosa potrebbero fare, come potrebbero reagire di fronte all'emergenza non tanto e non solo sanitaria, ma anche e soprattutto economica. Le conseguenze di questo attacco fortissimo, che ha colpito la società e l'economia di tutta l'Europa e di tutto il mondo, beh, non può essere contrastato, non può essere arginato a livello individuale dei singoli paesi membri dell'Unione Europea, e in particolare di quelli più fragili, cioè il tessuto connettivo, l'interconnessione, i legami forti che ci univano prima, sono risultati ancora più evidenti e forti oggi. E hanno creato, diciamo, quel contesto generale che rende imprescindibile il rafforzamento dell'Unione Europea. La vera sovranità nazionale oggi non può che confluire in quella più ampia, e cioè in quella europea. O si sta in Europa uniti e si cercano risposte comuni a tutti i problemi globali che si presentano, oppure semplicemente l'alternativa è la non risposta, non semplicemente per far fronte alle minacce dei sovranismi delle potenze mondiali come la Cina, gli Stati Uniti, la Russia, ma per uno sviluppo equilibrato, per uno sviluppo armonico all'interno della stessa Unione Europea, cioè a prescindere dalle minacce delle altre potenze, semplicemente per il quadro generale dei rapporti politici, economici, internazionali, che rendono fondamentale dare risposte unitarie e compatte a quelle che sono delle sfide oggettive. Si pensa al problema dei cambiamenti climatici, al problema dell'immigrazione, ma al problema anche dei rapporti commerciali, della rete di, ripeto, interconnettività, alle catene di produzione, alle catene di distribuzione. L'Unione Europea può avere voce in capitolo, ma può avere voce in capitolo per il benessere dei propri popoli, per esercitare la democrazia in maniera più compiuta, soltanto se saprà essere unita e se saprà fare fronte comune. Quindi non c'è contraddizione tra sovranità dei singoli stati e Unione Europea, perché la sovranità dei singoli membri dell'Unione Europea, dei singoli stati dell'Unione Europea, si può esercitare, può essere realizzata soltanto se confluisce in una sovranità più ampia, che è quella dell'Unione Europea. Sovranità oggi significa la forza dell'Unione Europea che trasforma le singole entità statuali, che di per sé sarebbero deboli, in qualcosa di diverso, in membri federati di un'unione più ampia, la quale deve essere rappresentativa degli interessi complessivi, ma anche degli interessi di ognuno. Cioè, e lo si vede oggi in particolare in questo contesto di pandemia, di coronavirus, quello che sta facendo l'Unione Europea per i singoli paesi, ad esempio anche per l'Italia, in tutte le varie forme che sono state adottate e che verranno adottate, sono gli unici strumenti efficaci che possano dare una risposta importante all'emergenza che stiamo vivendo. L'Italia da sola non ce la farebbe. Ma non ce la farebbe non per motivi ideologici, non per motivi astratti, ma per ragioni strettamente e tecnicamente economiche. Non sarebbe in grado di far fronte alle necessità imposte dal coronavirus attraverso un iperindebitamento. Soltanto se dietro c'è l'Unione Europea, la risposta dell'Italia sarà efficace. Ma ciò che vale per l'Italia vale anche per ciascun altro membro dell'Unione Europea. Anche la Germania ha ugualmente bisogno dell'Unione Europea, la Germania per il suo sviluppo economico e quindi anche per, diciamo, la sua tenuta sociale, per il benessere raggiunto, ha bisogno di essere una tessera importante all'interno del mosaico europeo. Insomma, all'Unione Europea direi che oggi non ci sono alternative, lo si sapeva già prima della pandemia,
originata dal coronavirus, ma lo si sa ancora meglio e in maniera ancora più decisa, forte e radicale oggi, nel pieno della pandemia di coronavirus.